siamo felicissimi di proseguire questa tradizione di Un Campione per Amico, il sesto anno che Banca Generali collabora. È una manifestazione che va al di là dello sport, cerca di anche dare dei valori ai bambini, soprattutto legati allo sport, ma anche all'alimentazione sportiva, ai valori sportivi, ai valori della vita. Passa una giornata diversa oggi con noi, fanno quattro sport e la cosa che un po' ci rattrista sotto certi aspetti è che noi in questi tour, Andrea sicuro, quello scemo d'Andrea, in questi tour vediamo troppi bimbi grassottelli che fanno poco sport, si dedicano poco alla disciplina sportiva e noi attraverso una chiacchierata, una battuta, un discorso cerchiamo di fargli capire quanto sia importante fare sport per socializzare, per crescere bene, per avere degli obiettivi. Vedere che tanti bambini sono presi dalla tecnologia, iPad, telefonini, PlayStation, cartoni animati, non va bene. Allora il messaggio principale che noi cerchiamo di trasmettere è che devono fare dello sport. Bambini che stai incontrando in giro per l'Italia, come sono? Sembrano ben disposti? Dipende un po' dalle città, dalle diverse realtà, alcune di più, altre di meno. Molte volte vediamo bambini motoriamente poco preparati, altre volte meglio, vuol dire che lavorano sotto questo aspetto più nella scuola e noi con questo progetto cerchiamo di stimolarle, le famiglie, i ragazzini a farlo anche oltre l'orario scolastico, perché purtroppo secondo me di attività motoria se ne fa poche male nelle scuole, quindi è bene che le facciano anche dopo, purtroppo. L'attività ludico-motoria ricreativa deve passare attraverso il sorriso, no? E i bambini di oggi devono comunque divertirsi, devono stare insieme, devono cercare di socializzare, uscire dai social network e finalmente avere un'esperienza che socialmente li può formare se quattro campioni del mondo hanno questo tipo di atteggiamento positivo.